La sovranità è descrivibile attraverso tre nozioni geometriche: il punto, la figura, il solido. Inoltre, non può essere pensata al di fuori dello spazio, come è evidente, e anche del tempo, come vediamo. Che cosa sono queste tre nozioni geometriche? Il punto significa che la sovranità è una nozione esistenziale, attraverso la quale si manifesta una volontà puntuale, la volontà di esistere e di avere potenza nel mondo. Naturalmente la potenza che si può avere, esistere e agire nel mondo. Una volontà che è la volontà di un corpo politico collettivo. In secondo luogo, la sovranità è una figura geometrica nel senso che è un ordine chiuso, è un poligono, un cerchio, come volete. Questo va detto perché con questa metafora stiamo dicendo che la sovranità, oltre che essere la via attraverso la quale si manifesta la volizione esistenziale di un popolo è anche un ordinamento giuridico, e il quale ordinamento, a maggior ragione, ha una dimensione spaziale, cioè giunge dal centro ai confini dello Stato sovrano, al di là di quei confini non vige più. In terzo luogo, la sovranità è un solido, nel senso che è un corpo politico. E come tale è attraversato da contraddizioni e da movimento. È il corpo politico nel quale si dà una società, nel quale si danno classi, conflitti, forme di produzione, forme di rappresentazione, conflitti intellettuali, tanto che quando la sovranità diviene democratica, ha come scopo primario quello di lasciare esistere e di lasciare spazio a questo corpo politico sociale, al suo pluralismo interno. Naturalmente lasciare spazio, lasciare vita, dare il massimo di chance allo sviluppo delle dinamiche reali della società, certamente con l'obiettivo che poi tutto ciò possa essere ricondotto ad unità politica, un obiettivo che in un sistema democratico implica l'esistenza dei partiti, che sono i mediatori fra la vita della società, la vita di un popolo e le istituzioni. Tutto ciò implica, oltre ai partiti, le istituzioni, nelle quali scorre vita solo se ci sono i partiti. E implica che le istituzioni, nessuna delle quali ha il monopolio della sovranità, tuttavia le istituzioni possano nel loro complesso produrre una decisione. E questa decisione, in un regime liberal-democratico come il nostro, è una legge che è prodotta da un Parlamento che rappresenta l'intero corpo, nel quale Parlamento si formano maggioranze in grado di legiferare e poi la legge viene applicata, posta in essere da un governo. Tutto ciò è sovranità, un'esistenza politica reale di un corpo politico-sociale complesso, retto da istituzioni, governato da un potere esecutivo che in ultima istanza è sottoposto a leggi che in ultima istanza sono il prodotto di un Parlamento che in ultima istanza rappresenta un popolo. Ci si è messo un po' per arrivarci. Ma la cosa che voglio sottolineare è questa, che queste tre dimensioni, il punto, la figura e il solido, non sono mai in equilibrio perfetto. Nel senso che il punto è un punto tutto teorico, la cui
espressione, è l'espressione di una volontà che è di volta in volta diversa nel corso della storia. Per cui non troveremo mai una sovranità sempre uguale a se stessa. L'ordinamento giuridico, a sua volta, è un ordinamento che ha un'origine socio-politico-economica, cioè non è un ordinamento neutro, è un ordinamento orientato, risponde a determinate esigenze che cambiano, a determinati valori che cambiano. Il corpo, il solido, il corpo politico-sociale con le sue dinamiche è, per definizione, qualcosa che si muove. Per cui l'idea che la sovranità abbia a che fare con la stabilità assoluta, con che sia una forma, ecco, una pura forma, questa idea non è un'idea che colga la complessità, la totalità della sovranità. È un'idea che nasce come estremizzazione di soltanto uno dei fattori che costituiscono la sovranità, cioè del fattore giuridico. Ma è sbagliato contrapporre la stabilità della sovranità al dinamismo sociopolitico, perché la sovranità è tanto la stabilità del diritto quanto il dinamismo sociopolitico del corpo. Quanto, ripeto, è la capacità di questo corpo di esistere, di affermarsi rispetto agli altri, quello che al di fuori di metafora è la scena internazionale, che è una capacità che muta molto nel tempo. Per cui la sovranità è sempre assoluta, nel senso che esiste o non esiste, ma al tempo stesso è sempre relativa. Esiste in relazione a se stessa, naturalmente, ma anche in relazione ad altri, tanto che sotto il profilo pratico, ad altre sovranità, tanto che sotto il profilo pratico, di fatto, una sovranità non condizionata, una sovranità incondizionata, non esiste. Tutti devono fare i conti con tutti a questo mondo. E tuttavia, tutti sono, ciascuno per se stesso, un soggetto che crede, spera, vuole esistere. Questo sotto il profilo della definizione. Sotto il profilo storico, dobbiamo dire che la data di origine, la data di nascita convenzionale della sovranità è data dal 1648-49, cioè le Paci di Vestfalia, in cui viene riconosciuta, sostanzialmente viene riconosciuta la capacità di legazione degli stati dell'impero, cioè gli stati dell'impero diventano stati che mandano ambasciatori ovunque, ecco, cioè esistono. Dell'impero si intende del Sacro Romano Impero, ma in realtà, e effettivamente da quel momento in poi, con estrema chiarezza, la scena internazionale europea è una scena di stati. In realtà, Stato esisteva già, esisteva lo Stato inglese, lo Stato francese, lo Stato spagnolo, erano nati gli Stati attraverso dinamiche di lungo periodo che sono dinamiche di concentrazione del potere, cioè di progressiva perdita di potere da parte della pluralità di soggetti politici che hanno contraddistinto il lungo Medioevo, pluralità di soggetti politici, cioè dotati di capacità potestativa, dotati di capacità di obbligare legalmente qualcun altro. Questa pluralità che era in capo alla pluralità dei nobili e anche alla pluralità dei soggetti ecclesiastici, alla pluralità dei soggetti cittadini, alla pluralità delle corporazioni. Ecco, questa pluralità viene progressivamente ridotta a vantaggio di un centro che, un centro regio, spesso
ma anche di un centro repubblicano, non è importante questo, ma insomma, viene ridotta a vantaggio di un centro che progressivamente sottrae potere politico ai propri concorrenti attraverso, sulla base di necessità, la più importante delle quali, la più notevole, è la guerra, no? Cioè, dovendosi far la guerra, qualcuno, solitamente un monarca che aveva poco potere, comincia a chiedere e a ottenere aiuto, ma non solo aiuto, tasse, fiscalità, e a togliere potere politico alla nobiltà periferica, diciamo, e a costituirsi una base di potere, che è un potere militare, che ben presto è anche un potere burocratico, perché non si tiene insieme nulla se non c'è una burocrazia che possa tenere sotto controllo. Per cui fisco, burocrazia, guerra e al tempo stesso l'elaborazione giuridica dei giuristi che sostengono che lo Stato è. Che il re di uno Stato è superiorem non recognoscens, cioè, detto in un altro modo, rex est imperator in regno suo, nel proprio regno il re è l'ultima istanza. Insomma, lentamente si formano concentrazioni di potere che progressivamente svuotano, ecco, spoliticizzano un territorio. È un processo molto lungo. In questo processo il re, il monarca, che possiamo già cominciare a chiamare sovrano, istituisce un'alleanza tipicamente coi ceti borghesi, contro i nobili, perché sono i nobili che hanno il potere politico, un potere politico diffuso. E i borghesi hanno tutto l'interesse ad affrancarsi dal potere nobiliare e riconoscere, in quanto più lontano, ma anche più razionale, più prevedibile, il potere centrale del re. Ma questa alleanza, e quello che vi sto dicendo vi spiega che cos'è la rivoluzione francese, poi, questa alleanza fra il re e le borghesie, è un'alleanza che non potrà mai essere una piena coincidenza di interessi. Il re a un certo punto si ferma. Il re è un nobile anche lui, per cui ha interesse a svuotare di potere l'aristocrazia, certo, ha interesse a affermarsi come superiore di fatto, almeno rispetto alla Chiesa, certo, però l'idea, ecco, l'idea di spianare completamente il proprio territorio. Togliere ogni rilievo, appiattirlo in una universale uguaglianza, questa non è una sua idea, questa è l'idea dei borghesi che fanno la rivoluzione per portare avanti quel processo di centralizzazione del potere che ha cominciato il re, ma che il re non poteva portare a compimento. No, l'idea di Tocqueville è poi qui, cioè. L'elemento di centralizzazione è l'elemento costante della storia del primo Stato europeo, cioè della Francia. L'elemento della centralizzazione che viene pensata, realizzata fino a un certo punto dal re e che poi viene portata a compimento dai Giacobini da prima e da Napoleone. In linea teorica, finché esistono gli stati generali, il re dovrebbe contrattare la politica con i ceti. Ecco, se l'idea di avere davanti a sé uno spazio politico nel quale non c'è più nessuno con il quale contrattare è un'idea più o meno assurda per un re, cioè per un uomo di antico regime. Ci vuole una mentalità nuova, cioè una mentalità che dica la sovranità è l'insieme dei francesi, è la nazione francese.
che comanda su se stessa, mentre per il re c'è sempre una differenza fra il re e la Francia, nel senso che il re pensa a se stesso come al rappresentante della Francia davanti a Dio, certamente, ma nella concretezza storica pensa a se stesso come colui che ha davanti a sé un corpo animato, un corpo vivente, un corpo differenziato, la Francia, con il quale, con le cui differenze deve trovare un accordo. Ecco, pensare che quel corpo sia completamente privo di differenza al proprio interno e che si autorappresenti è un pensiero che non può passare per la testa di un re. Che quel corpo sia sovrano di se stesso. È un pensiero nuovo che in teoria nasce con Hobbes, poi attraverso strani percorsi arriva Rousseau, ma al di là di questo, sotto il profilo storico, la sovranità è sempre più forte ogni volta che diviene qualcosa che non è più di una persona, di un monarca, ma è di un popolo. Ecco. Concettualmente è la stessa cosa, ma sotto il profilo pratico, un monarca di antico regime non potrà mai essere, che veniva definito sovrano assoluto, non potrà mai essere tanto assoluto quanto assoluto un popolo che è sovrano di se stesso. Tant'è vero che tutte le nozioni della politica, della tradizione devono essere cancellate quando si parla di sovranità. Le nozioni politiche della tradizione sono quelle di imperium, di summa potestas, di maiestas, di auctoritas, cioè la tradizione pensa la politica come una torta a strati sopra la quale c'è una grossa ciliegia che è il re. Ora è chiaro che questo re cercherà di essere esso stesso sempre più grande e di togliere consistenza a ciò che sta sotto di lui, ma non uscirà mai da questa idea verticale, cioè questa idea di politica come corpo pieno di politica. La sovranità nella sua forma pura e perfetta, invece, è un'idea di un corpo svuotato di ogni differenza, che si autorappresenta, di un corpo di uguali che si autorappresenta, senza alcuna verticalità. Il popolo italiano non ha un sovrano, il popolo italiano è sovrano. La differenza è proprio questa. Ora, e dunque non deve contrattare questo sovrano, non deve contrattare il potere con chi che sia, al massimo lo contratta con se stesso. Se è un corpo diviso in parti politiche, non gerarchiche. Non, da noi, nell'età moderna, la sovranità non può essere descritta attraverso l'antichissimo modello organicistico. Non c'è una testa, le braccia, il fegato, i piedi, no. C'è una unità che, se si divide al proprio interno, si divide in parti che hanno ugual peso, ugual valore. L'unico modo per decidere chi conta è, per l'appunto, contarle. Queste dinamiche di centralizzazione, ma come vedete non basta dire centralizzazione, è anche proprio un modo diverso di pensare la politica e il potere politico. Queste dinamiche nella storia, nel corso della storia, nascono da vari dinamismi, nascono dal fatto che le società europee divengono progressivamente sempre più dinamiche. Cioè sono sempre più attraversate da mutamenti, cambiamenti. Una è la guerra, certamente, ma una dinamica importantissima è la dinamica religiosa. Cioè, lo Stato moderno nasce, per differenziazione rispetto alla Repubblica Cristiana e ciascuno Stato a sua volta nasce con l'obiettivo, soprattutto quando si proclama sovrano, con l'obiettivo di spoliticizzare le guerre civili di religione al proprio interno. Naturalmente lo Stato, la nascita della sovranità non può prescindere dalla guerra, dalla religione,
dall'economia, cioè quando a partire dal 500 si mette in moto, a fatica, ma insomma si mette in moto una modernizzazione, un approfondimento dei rapporti di produzione, che può essere le enclosures, può essere la scoperta dell'America, può essere le rotte verso l'Asia alla ricerca delle spezie, insomma, quando in Europa comincia a affermarsi un'economia monetaria, un'economia di produzione, i soggetti che sono coinvolti sono soggetti estremamente dinamici, che comporta una serie di questioni che noi chiamiamo rivoluzioni. Pensate alla rivoluzione inglese, pensate alla rivoluzione olandese, pensate alla rivoluzione francese. Sono rivoluzioni diverse fra di loro, ma hanno tutto in comune il fatto che vi sono ceti insoddisfatti, cosa che è molto vecchia come idea, ceti molto ricchi e molto potenti, insoddisfatti invece è un'altra storia. È una novità, ed è la novità per cui progressivamente la politica perde il proprio ordine, la propria complessità e diventa più dinamica, ma anche più semplice alla fine, per giungere alla fine ad essere una politica fatta pensabile soltanto attraverso l'idea di soggetto, di individuo uguale, l'individuo libero e uguale agli altri, e messi insieme questi individui liberi e uguali agli altri, fanno il popolo che è sovrano di se stesso in uno spazio specifico. Ripeto, tutto ciò avviene per dinamismo, senza mai che l'equilibrio fra punto, figura e solido sia un equilibrio stabile. Detto in un altro modo, questa forma politica che si genera in età moderna, lo Stato sovrano, signore di se stesso, questo Stato sovrano, signore di se stesso, è continuamente in preda a mutamenti, trasformazioni, vive sostanzialmente di rivoluzioni politiche, sociali, tecnologiche, economiche. Deve confrontarsi, appunto, deve tenere insieme, e non lo farà mai in modo perfetto, l'elemento della stabilità e l'elemento del dinamismo, che uno stato sovrano moderno non può essere uno stato inerte, ha bisogno di avere al proprio interno forme economiche dinamiche, ha bisogno di avere al proprio interno una società civile, il più possibile spoliticizzata, e tuttavia la società civile per sua natura produce attriti che diventano politici, non c'è niente da fare. Ha bisogno di confrontarsi non solo col proprio interno, ma col proprio esterno. Ha bisogno di essere il quanto più possibile ordinato al proprio interno per poter rivolgere la propria attenzione all'esterno, che è un luogo, lo spazio esterno è uno spazio pericoloso perché è abitato da altri leviatani, altri stati sovrani, rispetto ai quali non c'è alcuna garanzia o sicurezza o legge che ci assicuri. C'è una anarchia internazionale, non solo, ma il rapporto con l'esterno è il rapporto con altri stati in Europa, ma è il rapporto di conquista concorrenziale con gli altri stati nei territori extraeuropei. Lo Stato moderno rompe con l'impero in Europa, ma in realtà è animato da un istinto imperialistico fuori d'Europa. Per cui è un'entità piuttosto complessa. Queste tre dimensioni di cui ho parlato sono mai coincidenti, non chiudono mai la definizione di sovranità, e tuttavia la sovranità è la continua messa in discussione di queste tre dimensioni. Ora, abbiamo modi di gestione della sovranità diversi fra di loro,
abbiamo il modo liberale parlamentare, abbiamo il modo democratico che si affida non solo al Parlamento ma anche ai partiti, abbiamo la sovranità che cerca di fare a meno dei partiti e del Parlamento, cioè la sovranità diretta del popolo che si manifesta nelle rivoluzioni come potere costituente. Abbiamo la sovranità giacobina, che è una sovranità estremamente accentrata e appunto tendenzialmente portata ad annichilire ogni differenza politica della nazione. Abbiamo la sovranità dello Stato, del sistema, dei regimi totalitari, interpretata dai regimi totalitari, contro i quali sono state fatte guerre ad opera di altre sovranità, non ad opera di istituzioni caritatevoli. Abbiamo una storia moderna che è fatta di sovranità e la sovranità a sua volta è fatta di altri complessi fattori, come abbiamo tentato di dire. La contraddizione fondamentale della sovranità, una delle contraddizioni fondamentali della sovranità è che da una parte è un universale determinato, cioè esiste in un certo spazio, è una volontà di esistenza politica di un popolo, nella sua forma democratica che è quella corrente, la volontà di esistenza politica di un popolo in uno spazio definito e al tempo stesso è abitata, percorsa da vettori politici, da dinamismi che sono tendenzialmente universali. È così e non ci si può fare niente. La dimensione della politica si nutre di dimensioni non politiche. Quali sono? La più evidente è l'economia, che istituisce con la politica l'economia nella sua forma capitalistica, cioè nella sua forma di grande dinamismo produttivo, che dopo una lunga simbiosi con la politica, ne scavalca i confini. In realtà, già al momento in cui nasce, l'economia da una parte viene protetta e tutelata dalla politica attraverso, leggi tariffarie, barriere doganali che hanno lo scopo di consentire lo svilupparsi in un territorio nazionale di forze produttive autonome. Dall'altra, l'economia chiede allo Stato di essere protetta e tutelata nel proprio proiettarsi esterno rispetto allo Stato, le colonie. E dunque, da sempre, l'economia, oltre a essere un fenomeno interno, è anche un fenomeno esterno. La novità degli ultimi 50 anni è che la dimensione esterna è diventata talmente preponderante che si è pensato che della dimensione politica non ci fosse più bisogno, che i confini degli stati, avessero già svolto il loro compito, cioè di costituire la crisalide dentro la quale si è sviluppata la farfalla. Poi la farfalla è nata, la crisalide si è spezzata, giace inerte e la farfalla vola via dove le pare, dove per farfalla evidentemente sto parlando dell'economia capitalistica. Oltre all'economia, grandi vettori universali cresciuti dentro lo Stato, ma in contraddizione rispetto allo Stato, basta pensare alla morale, che è lo strumento grazie al quale oggi vengono giudicate molte delle azioni degli stati. Altra dimensione universale costruita dentro lo Stato, ma capace di travalicarlo, il diritto. La descrizione della politica in termini di puro diritto è oggi una delle forme correnti del pensiero giuridico, la riduzione di tutta la politica
a diritto, come da parte del pensiero economico, si cerca di ridurre la politica a teoria delle scelte razionali, cioè massimizzazione dell'utile. Un altro vettore universale nato dentro lo Stato, che poi ha travalicato il confine dello Stato, è la tecnica, la scienza applicata, tutelata dallo Stato, prodotta grazie allo Stato da quelle istituzioni supremamente politiche, anche se non lo volevano sapere, che erano le università. La ricerca scientifica applicata è stata promossa dallo Stato a evidenti fini di potenza. Basti pensare, che so io, al fatto che la Germania nasce nel 1871, e come paese povero, agricolo, grazie alla propria università, 50 anni dopo, aveva fatto incetta di un premio Nobel su due ed era diventata una superpotenza economico-industriale. Questo grazie alla ricerca scientifica delle università volute, finanziate, promosse dallo Stato. Eppure questa fase viene superata. Basta pensare alla vicenda della bomba atomica che nasce come segreto di Stato dentro gli Stati Uniti e che poi per forza di cose diventa qualcosa che esce da quei confini e diventa possesso di altri stati. In generale, le tecnologie vengono fatte nascere dentro una forma politica e poi la abbandonano, o meglio, e poi migrano anche verso altre forme. Sembra che lo Stato sovrano sia messo in grande difficoltà, che i confini non servano a nulla e che quella piazza in cui il popolo rappresentava se stesso si sia sostanzialmente disfatta e non esiste più nemmeno il popolo, esistono soltanto degli individui singoli, tutti uguali fra di loro, ciascuno con i propri diritti e ciascuno con la propria capacità di essere imprenditore di se stesso. Questa sarebbe la globalizzazione. Di fatto le cose non vanno così, la sovranità torna ad essere, non ha mai cessato di esserlo, ma oggi è evidentissimo che torna a essere l'unica lente che spiega, l'unica chiave di interpretazione, l'unica lente di ingrandimento con cui guardare le relazioni internazionali. Siamo in una fase di deglobalizzazione, la unità del mondo generata dall'economia in realtà è attraversata, è sfondata da un certo numero di concentrazioni di potere politico che sono in grado di determinare i movimenti, di orientare i movimenti dell'economia. Queste concentrazioni di potere politico non sono più tutti gli stati, certo che no, sono alcuni grandi stati capaci di costruire intorno a sé grandi aree di influenza e di flettere l'unità del mondo in tante zolle o isole. Ci sono grandi stati, ci sono medi stati all'opera in questa direzione. Tutti sappiamo quali sono e tutti vediamo che senza sovranità letteralmente non si capisce che cosa succede al mondo. Cioè, pensare alle relazioni internazionali senza la nozione di sovranità è impossibile. Ma anche pensare alla vita di ciascuno di questi grossi centri di potere, di questi grandi stati, senza parlare di sovranità è impossibile. Naturalmente è una sovranità che si manifesta, cioè una volontà di esistere di un popolo che si manifesta in modi diversi. La volontà di esistere del popolo degli Stati Uniti si manifesta attraverso una forma federale. La volontà di esistere del popolo russo si manifesta attraverso una forma autocratica.
La volontà di esistere del popolo cinese si manifesta in una forma dittatoriale, e tuttavia si tratta di sovranità, cioè di grandi stati che non riconoscono nessuno superiore a se stesso, che hanno come compito fondamentale della propria esistenza quello di esistere, di incrementare il proprio potere e cercano, più o meno riuscendoci, secondo la loro efficienza interna, di orientare l'andamento dei flussi universalistici, per cui ciascuno cerca di avere la propria economia, la propria tecnica, non dico il proprio diritto, sicuramente non dico la propria morale, ma insomma questo è un aspetto secondario, pare. L'unico spazio in cui la sovranità viene messa in discussione è l'Europa, dove in realtà di sovranità è lecito parlare perché la stessa Unione Europea si definisce come un'unione di stati sovrani, cioè dove ciascuno degli stati dell'Unione Europea è sovrano in tutto e per tutto, tranne che sotto il profilo della sovranità monetaria. Al di là di questo, ciascuno degli stati europei persegue la propria volontà di esistere. La Francia fa questo, la Germania fa questo. Il sovranismo, e su questo chiudo, in realtà non è il credere alla sovranità, che è qualcosa di ovvio, non si può non credere alla sovranità, ma è una posizione politica specifica che ha senso soltanto all'interno degli Stati europei che fanno parte dell'Unione Europea. Non esiste un sovranismo degli Stati Uniti, non esiste un sovranismo in Cina. Soltanto dentro gli Stati europei esiste il sovranismo, che è la posizione di coloro i quali ritengono, possiamo stare se ha torto o ha ragione, che gli Stati sovrani che costituiscono l'Unione Europea debbano togliere all'Unione Europea anche quel po' di sovranità che essi vi hanno conferito. Solo questo vuol dire, cioè un concetto di politica interna, di polemica politica interna, non è un concetto scientifico. Io mi accorgo di aver parlato quasi un'ora e quindi mi fermo. Grazie per l'attenzione. Bene, grazie professor Galli per questo intervento. È stato assolutamente nei tempi che ci eravamo dati sostanzialmente, quindi nessun problema in questa direzione. All'inizio della mia introduzione mi ero dimenticato di dire che, ma naturalmente coloro che ci hanno seguito sui vari canali della Fondazione hanno visto le diversi formule, diverse maschere, no? Attraverso cui è possibile inviare eventuali domande a cui il professor Galli naturalmente potrà rispondere. In attesa di verificare se c'è qualche intervento appunto dal web, io vorrei, diciamo così, proporre un argomento di riflessione, di discussione che per certi aspetti già implicito nell'argomentazione del professor Galli, che però vedo essere uscito, forse è caduta la connessione. Magari eccolo, eccolo, sì, benissimo, perfetto. Ho toccato quello che non dovevo toccare. Fossero questi i nostri problemi, diciamo, saremmo tutti più tranquilli. No, appunto, le dicevo, in attesa di verificare se c'è qualche domanda dal web, io vorrei, così diciamo, sottoporle una questione che per certi aspetti è già implicita nel discorso che lei ha sviluppato, ma che magari potrebbe valer la pena di ulteriormente discutere. Diciamo, lei appunto ha ricostruito, ovviamente, forma breve, quello che ci consentiva il tempo, alcune traiettorie, le principali traiettorie sia storiche che teoriche dell'idea di sovranità nell'età moderna. E, diciamo così, dal suo discorso emerge con molta chiarezza che la sovranità non è una pura forma, no? È una volontà in movimento sostanzialmente.
Tant'è che infatti la sovranità rimpiazza, no? La tradizionale teoria delle forme di governo. La sovranità può essere tanto monarchica quanto aristocratica, quanto democratica, no? Senza naturalmente però cambiare la sostanza della sovranità stessa, in questo senso è in movimento, no? Perché una stessa sovranità può mutare internamente la propria forma senza cambiare in realtà il modello di sovranità a cui fa riferimento il monopolio del potere. Ecco, in questo senso devo dire che la sovranità sembra essere essenzialmente, appunto, come lei dice, volontà, no? Questo. Ma allora, rimane uno spazio per la razionalità politica all'interno di questo modello volontaristico o questa è delegata solo a, diciamo, contingenza, no? Cioè, è chiaro che se noi pensiamo ai grandi autori dell'età moderna, Kant, Hegel, il loro lavoro è proprio il tentativo di inserire un principio di sovranità, di razionalità all'interno di questo modello volontaristico della sovranità. Ma se pensiamo anche a autori più vicini a noi, come Rawls, no? Che riprende il modello contrattualistico per provare a inserire all'interno insomma, di questo tentativo, no? di giustificazione del potere politico, una razionalità di base. Ecco, la mia domanda è proprio questa, cioè quale spazio di razionalità che superi in qualche modo la contingenza della volontà rimane in questo modello? Cioè, mi riferisco al fatto, potrei fare due esempi, un esempio diciamo così anche un po' volgare, no? Che è quello che tradizionalmente viene attribuito non so, a Rousseau, cioè la volontà generale di Rousseau, beh, se la volontà generale della città, no? Di Rousseau decide che diciamo che si svolge all'interno di una società di cannibali, il cannibalismo può diventare, no? Vuol dire una legge dello Stato, se non addirittura un dettato costituzionale. Ma anche un esempio più nobile, proprio su un autore che lei dire, conosce, il massimo esperto, cioè Carl Schmitt, quando per esempio parla, no? della sorpresa, no? Che i liberali di inizio Novecento, della Germania di Weimar, la sorpresa che coglie, no? I liberali quando si rendono conto che anche uno Stato comunista nato dalla rivoluzione del 17 ha una Costituzione. No? Cioè, come? Cioè, è un po' questa l'idea, cioè il fatto che non semplicemente volontà ma anche razionalità in qualche modo noi dovremmo poter vedere all'interno dell'ordine politico. Ecco, questa è un po' una suggestione che, ripeto, però era già implicita anche nelle questioni che lei aveva sollevato ma sulla quale credo possa essere utile un'ulteriore riflessione. Sì, io la ringrazio. Naturalmente quando io dico tre dimensioni geometriche e la seconda è il poligono, cioè la figura geometrica chiusa e quello è l'ordinamento, io ho detto per l'appunto questo, che non esiste una sovranità senza volontà, non esiste una sovranità senza razionalità. Schmitt, che era anche critico di Weimar, anche se non era critico come gli autori della destra, tuttavia diceva che la Costituzione di Weimar era l'esito, era una vera Costituzione perché era l'esito di una decisione del popolo tedesco sul modo e la forma della propria esistenza politica. Cioè, senza un atto di volontà originario, niente viene messo al mondo. Certo. Certo. Ma in età moderna, ciò che viene messo al mondo non può non avere caratteristiche di razionalità e se non le ha, è talmente debole che muore. I totalitarismi, dopo tutto, sono morti per questo, perché non erano abbastanza razionali, erano totalitari, cioè erano tarati da una autocontraddizione. L'età moderna funziona, in età moderna la politica funziona se vi è volontà politica e se questa volontà politica si manifesta nella forma del diritto. E aggiungiamo noi ammaestrati delle vicende appunto russoiane del cannibalismo che l'equilibrio fra volontà e diritto non c'è,
non c'è, nel senso che appunto si può. Le leggi razziali in Italia erano immorali ma legali, e allora, come tutti sappiamo, nella Costituzione democratica ci siamo inventati la Corte Costituzionale, che è capace di tagliar via ciò che è contrario a determinati valori. Ma questo, stiamo attenti, è una difesa della razionalità dell'ordinamento attraverso procedure razionalissime, il ragionamento giuridico, ma palesemente procedure orientate a valori politici, come non può non essere. Poi, Certo. stanno insieme in modo perennemente squilibrato. Certo. Guardi, è arrivata una domanda dal web, anche molto tecnica, vedo qui, che riguarda il pensiero bayesiano. La domanda dice così: il pactum unionis che precede il pactum subiectionis nel pensiero di Hobbes prefigura una concezione individualistica liberale? Su questa domanda, diciamo, credo che le questioni potrebbero essere almeno due, ma lascio ovviamente la parola al professor Galli. Allora, in Hobbes non esiste alcun pactum subiectionis. Infatti. Il patto di soggezione si dà quando vi sono due soggetti dotati di capacità, ciascuno dei quali è dotato di capacità politica. Il pactum subiectionis è una cosa medievale, quando qualcuno si inginocchia davanti a qualcun altro e gli dice: io ti sarò fedele, ma tu in cambio però mi dai, che so io, l'esenzione dalle tasse, per cui la città di Modena è fedele all'imperatore, ma l'imperatore con una bolla le dice che invece che 300 cavalieri l'anno, Modena potrà darne soltanto 100. Questo è un pactum subiectionis, fedeltà contro libertà, contro esenzione. Libertà vuol dire privilegio, esenzione. In Hobbes c'è soltanto il patto di unione, la geniale novità. Il rovesciamento del modo di pensare alla politica è questo, che l'unico problema è stare uniti, e per stare uniti, un medievale non avrebbe mai posto la questione in termini di problema di stare uniti, perché per un uomo del Medioevo che non lo sappia o che lo sappia, l'uomo è un animale sociale. E invece per un moderno l'uomo è un animale asociale e ha come principalissimo problema quello di stare unito agli altri. E per fare ciò non ha che una strada, dice Hobbes, cioè la costruzione di una sovranità rappresentativa con la quale non si fanno patti. E questo è una cosa talmente banale che non la vediamo ma mai. Ma noi, col nostro sovrano rappresentativo, facciamo patti, noi democratici italiani. Chi è il nostro sovrano rappresentativo? Il nostro sovrano siamo noi. Il nostro sovrano rappresentativo è il Parlamento, se vogliamo dire così, la cui volontà è la nostra. Quando il Parlamento si esprime attraverso una legge. Noi facciamo patti con la legge. Noi diciamo alla legge: beh, io ti obbedisco solo se tu mi dai un certo privilegio. No, la legge vale incondizionatamente. Tranne che non sia incostituzionale, ma insomma, diamo per scontato che abbia superato anche il vaglio di costituzionalità. A quel punto non si può dire: ah, bene, il sovrano ha parlato, adesso facciamo un pactum subiectionis. No, ha parlato il sovrano, che è nato da un pactum unionis, per la precisione, è nato da un atto del potere costituente, da una rivoluzione, e poi da un'assemblea costituente, che non è un momento di soggezione a nessuno, sono dei nostri rappresentanti da noi eletti. Ecco, questa istituzione sovrana che è il Parlamento, che viene rinnovata ogni tot anni attraverso il voto che dà all'istituzione non vita, ma gli toglie l'anacronismo. La vita gli è stata data una volta, poi semplicemente ogni 5 anni si valuta come deve essere composto il sovrano rappresentativo, se deve essere di destra, di centro o di sinistra. Ecco. Allora, con questo noi non facciamo un patto.
quello siamo noi. Quello siamo noi. Quando obbediamo a una legge, cioè tutta la modernità è qui. Quando obbediamo a una legge, noi obbediamo a noi stessi. Noi non obbediremo mai alla legge fatta da un altro. Tranne che questo non ci obblighi con la violenza. Ma allora non è una legge, è un atto di violenza. Noi obbediamo solo alle leggi che facciamo noi, poi attraverso un rappresentante sovrano. Ecco, che non, se avessimo un monarca, non farebbe nessuna differenza, perché il monarca non sarebbe il detentore del potere legislativo, sarebbe l'analogo del Presidente della Repubblica, cioè un rappresentante simbolico, non un rappresentante politico. Quindi sì, è anche vero che Hobbes è il primo liberale, evidentemente, perché è il primo che concepisce la politica come qualcosa che ruota attorno a un mattone fondamentale che è l'individuo. Poi è un liberale molto avaro di libertà, ma questo non importa. Poi, una volta fatta partire la logica che la politica è fatta dagli individui, l'atomo della politica sono gli individui, pensate, è una cosa che è inaudita. Cioè, se voi l'aveste raccontata a Dante Alighieri, vi avrebbe preso per matti. Anche se Dante era piuttosto intelligente, non l'avrebbe capita questa cosa qui. La politica, per chiunque non sia un moderno, non è fatta dagli individui, è fatta da corpi politici. La Chiesa, l'impero, il feudo tal dei tali, la città tal altra, il vescovado tal altro, l'abbazia tal altra, l'università tal altra, la corporazione. Queste sono, la politica è fatta di queste cose. Siamo solo noi moderni che abbiamo detto no. Queste cose non esistono politicamente, deve esistere soltanto, esiste soltanto l'individuo che si arrangia a diventare sovrano di se stesso. E Hobbes ha fatto questo, cioè il sovrano rappresentativo è fatto di tutti gli omini che compongono la figura. Quel sovrano rappresentativo è un Parlamento. Vuol dire che gli uomini si autogovernano attraverso un sovrano rappresentativo. Poi la logica di questo Hobbes estremista la porta all'estremo, dice quindi tutto quello che dice il sovrano va obbedito. Vabbè, e Locke dice sì, tutto quello che dice il sovrano va obbedito tranne che non vi tolga la proprietà. Ecco, ma voi capite, siamo comunque sia all'interno di un trend che non dà più per esistente un ordine del mondo. Perché la modernità è questo, la fine della credenza in un ordine del mondo. L'idea che l'ordine del mondo, se ci riusciamo, dobbiamo darglielo noi. Lo Stato è un grosso tentativo di dare ordine al mondo, ma è un tentativo che non può non fallire, perché il mondo si muove. Ecco, il mondo si muove, lo Stato sta fermo, come dice la parola, il mondo si muove e lo Stato arranca, però resiste. Tant'è vero che i tentativi di trasformare la politica in economia sono falliti, dove per economia si intende appunto l'economia capitalistica individualistica, dove ciascuno agisce rivolto al proprio interesse razionale. Bene, se, a parte che naturalmente questa è un'astrazione assoluta, ma se questo è, questo modo di pensare all'esistenza degli uomini non spiega più niente, non ha mai spiegato niente, ma oggi tantomeno perché vorrei capire come si fa con questa logica a spiegare l'esistenza di Cina, USA e via discorrendo. Bene, io non vedo arrivare altre domande, quindi ringrazio davvero di nuovo il professor Galli per essere stato con noi. Spero che, nonostante tutto, si sia trovato bene, insomma, con questa situazione comunque web, non, anche se lui è abituato a frequentare il nostro teatro, i nostri locali, quindi sicuramente una situazione molto più gradevole e piacevole, ma ovviamente tutto ciò, come sappiamo, è indipendente dalla nostra volontà. Davvero, professor Galli, grazie di nuovo, a presto, sia personalmente che come Fondazione San Carlo, e buona serata a tutti coloro che ci hanno seguito in questa iniziativa. Arrivederci. Grazie a lei e a tutti coloro che ci hanno seguito, mi sono trovato benissimo.
questa dimensione fantasmatico-elettronica. Bene, arrivederci, salve, buonasera.